quanto siamo gomorroidi davanti a questo manifesto. E l'ora di Gomorroidi, il film di Ditelo Voi, una straordinaria pellicola dissacrante che per certi aspetti canzona un pochino quello che è il lato scuro di questa città e lo fa in maniera veramente dissacrante e divertente. L'invito qual è? Di venirlo a vedere, perché sostanzialmente si ride delle cose sulle quali non si dovrebbe ridere, ma loro riescono a ridicolizzare talmente tanto la camorra e tutto quello che è stato prodotto fino ad oggi da altre produzioni in maniera divertente. Andiamo a sentire loro cosa ne dicono. Siamo con Nando Mormone, il produttore di questo straordinario progetto artistico che dissacra quella che è la cosa, forse l'aspetto peggiore della città di Napoli, un po' del meridione. Come ti è venuta questa idea? Ma a parte che insomma, è venuta, che è un progetto molto lungo, che noi con Ditelo Voi, come già sapete, lo facciamo su TV, l'abbiamo fatto inizialmente su web, poi l'abbiamo fatto anche in teatro, è un progetto lungo che culmina con il film, no? E ci abbiamo giocato dall'inizio sopra, perché il tema ormai da noi è molto toccato con le serie e con tutto, con il cinema. E diciamo, in questo caso fatto da napoletani che giocano sul tema della criminalità, cercando di smozzare un po' tutto questo che è dell'aspetto esterno che esce dall'esperienza insomma, di Gomorra. È una cosa che insomma, i comici hanno il dovere come satira di fare. Quindi è dissacrante? Assolutamente, poi aspettiamoci il fatto che faccia ridere, la gente va lì e si diverte, vede un film comico innanzitutto, con una storia dove non è la parodia, e dietro ci sono anche dei messaggi, delle cose che riguardano il tema, ma innanzitutto i comici, ditelo voi, hanno fatto un film molto molto divertente, che è la cosa principale per il pubblico che li va a vedere e che li ama. Noi abbiamo visto francamente sia il trailer che l'anteprima e possiamo dire che la gente veramente si scompisciava, si sbellicava dalle risate. Quindi il progetto sembra avere avuto il suo effetto. Noi speriamo di sì. Diciamo, dopo Vita Cuore Battito l'anno scorso, che abbiamo fatto come prima esperienza produttiva, questo è il secondo, abbiamo qualche po' di esperienza in più rispetto al primo, poi Ditelo Voi hanno anche loro un po' di esperienza in più, dettata dal fatto che non ci dimentichiamo che ragazzi per arrivare a questa opera ci hanno impiegato molti anni, quindi arrivano molto pronti ed è molti anni che sono voluti bene sul nostro territorio. A teatro sono sempre stati seguiti, hanno portato molti spettacoli e penso che sono arrivati molto maturi per questo film, e quindi per questo credo che sia un film riuscito. Riuscitissimo, quindi non possiamo fare altro che invitarvi a venire a vederlo, perché veramente c'è tantissimo da vedere ma anche molto da ridere. Grazie Francesco, straordinario personaggio di teatro, dai, amatissimo da me in modo particolare, ti seguo da sempre. Ti trovi in questa parte veramente particolare anche per te stesso, credo. Beh sì, insomma, è divertente, le parti devono essere sempre particolari, perché sennò non ci si diverte a fare l'attore, quindi è bello misurarsi in situazioni diverse. Sì, è un killer sacchiotto, però insomma è una cosa, un personaggio, diciamo, per certi aspetti molto 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 divertente. Poi questa coppia con Ferreri, devo dire, ha funzionato molto, ci siamo molto divertiti, e quando ci si diverte funziona sempre tutto. Io volevo chiederti solo una cosa, è andato tutto veramente molto bene, c'è stato un momento di criticità nella lavorazione di questo film? Ma guarda, io purtroppo non posso risponderti seriamente a questa domanda, perché noi non abbiamo partecipato attivamente, al di là dei nostri momenti di lavorazione. Io credo che ci abbiano pensato un bel po' prima di cominciare a fare le riprese, perché poi sono state abbastanza fluide e sicure, con una consapevolezza di fondo, per cui credo che insomma, semmai c'è stato un po' di autocritica, c'è stata inizialmente, che hanno superato brillantemente. È un tema importante. Sì, è un tema importante, sì, ma infatti l'aspetto peggiore della città del sud in generale, sì, è veramente poi coraggioso anche come impresa artistica. Assolutamente, perché loro hanno ottemperato a queste
compiti, perché hanno fatto un film molto divertente, nello stesso tempo anche perché non socialmente utile, perché insomma si sfotte un luogo comune che è diventato ormai un luogo comune, quello di rappresentare una Napoli di un certo modo, che esiste effettivamente, però è diventata troppo luogo comune, per cui lo hanno preso in giro sia quello sia poi la stessa Camorra, che non è mai male insomma ironizzare su queste cose. Secondo me l'ironia è l'arma più efficace per combattere qualsiasi cosa. Assolutamente sì, ringraziamo Francesco Paolo Antoni, invitiamo tutti quanti a venire a vedere questa straordinaria opera cinematografica che è quasi teatrale per certi aspetti. Beh, sì, 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 assolutamente, i tempi sono teatrali sì, ed è un visto, bene che lo sia. Va benissimo, grazie a Francesco. Ciao, grazie. Allora, finalmente eccoci qua, li abbiamo catturati, quindi al di là del messaggio dissacrante straordinario, il modo divertente di canzonare quello che è l'aspetto peggiore probabilmente della società che affligge un pochino il meridione, c'è un messaggio bellissimo all'interno, ridere di ciò che non si può e non si deve ridere. Sì, abbiamo cercato di esorcizzare quello che è un po' questa piaga che riguarda un po' il sud Italia, però speriamo di esserci riusciti a modo nostro, perché noi diciamo sempre che della Camorra si deve piangere, però sai, il film è proprio quando uno arriva al limite, sai, quando uno arriva al colmo di una cosa e non ci resta che ridere. Allora noi, ovviamente essendo comici, abbiamo pensato, ridiamo, vediamo che succede. Sì, è un modo contagioso veramente di fare una sorta di reazione, di piccola rivoluzione, diciamo. Sì, possiamo chiamarlo il raffreddore del cinema italiano, insomma. Bellissima contagioso, speriamo. Per il resto, insomma, filtriamo tutto ciò che è verità attraverso la nostra comicità, la nostra leggerezza. Speriamo possa arrivare anche al pubblico, quindi è importante per questo per noi. Grazie ragazzi, buon lavoro, in bocca al lupo. Il film io l'ho visto, avevo visto il trailer, è veramente esilarante e consigliamo a tutti quanti di venirlo a vedere. Pure noi consigliamo. Grazie, venite, lo consigliamo anche noi. Sinapsi News, i nostri servizi web TV, video news online. Informa e comunica con il tuo web channel. Sinapsi News è una web TV, offre proposte commerciali e pubblicitarie. La soluzione ideale per organizzare e distribuire i propri contenuti video sul web e su tutti i social, con video interviste live, video advertising, lanci ed eventi preview. La fruizione di video online sia in YouTube che sui social sta crescendo rapidamente rispetto alla TV tradizionale. Utilizzare una web TV permette di organizzare, archiviare, trasformare il tradizionale approccio alle trasmissioni televisive in un nuovo modo di comunicare sul web, ma soprattutto una efficace penetrazione del mercato e della domanda in generale. Organizziamo video interviste nel corso di eventi culturali, fiere, mostre, exhibitions, nozze, feste di laurea a 18 anni e su richiesta personaggi del mondo dello spettacolo. Sinapsi News è la tua web TV.